Ah, buongiorno ragazzoli, benvenuti, bentornati su questo canale. Finalmente ci siamo, il video sul BMW CE04 un po', diciamo, aggiornato, perché i video che ho visto io erano un po' datati, circa 2 anni. E niente, adesso vi voglio far vedere un po' di consumi di questo scooter, che se ne è tanto parlato, se ne parla ancora, la gente si gira perché effettivamente mette curiosità. Piace, non piace, bellissimo, bruttissimo, chi se ne frega, non è, va a gusti, non è solo la bellezza ma è anche quello che ci può dare uno scooter elettrico 100% con poi queste caratteristiche che ha questo BMW. Io sono sui 600 km, un po' di più, 600 e qualcosa, andiamo a vedere subito a quanti chilometri sono, ve lo faccio vedere sperando che la telecamera vada bene, perché prima stava ondeggiando e adesso non so cosa stia facendo, quindi sto registrando con la telecamera posteriore. Allora, vediamo un po' come siamo messi, andiamo sul totale. Comunque vi lascio dopo la schermata, la prima, diciamo, i primi consumi, perché io cosa faccio? Io a zero. Ogni volta che faccio il pieno a zero, e questo, in poche parole, sono i chilometri totali che ho fatto. Qui non c'entra niente, perché insomma sono stati azzerati determinate cose, vabbè, lasciamo perdere, non ci interessa più di tanto. Vi faccio vedere quelli totali. Allora, questi sono quelli totali, cioè che sono, in poche parole, io ho girato per 19 ore. Questo sinceramente devo ancora capire che cosa sia, queste 452 ore, lo capirò, se qualcuno di voi lo sa lo scriva sotto nei commenti. E questi sono i chilometri totali, vedete, 616, che ho fatto da quando l'ho preso. Questo scooter è usato, vedete, ha 6893 km, di cui 616 li ho fatti io. Questo è il consumo medio dello scooter, quindi dei miei viaggi, per un consumo sempre medio in kilowatt di 5.4 per 100 km. Questo qui invece sotto, questi sono 5,9 kilowattora che io ho rigenerato con lo scooter. Sì, perché per il momento io lo sto usando, come vedete, in modalità eco. Eco è la modalità che mi trovo meglio, perché ha un ottimo freno motore, quindi ha una rigenerazione della batteria molto molto potente, anche se ce l'ha il Dynamic. Però il Dynamic, diciamo che è un po' troppo prepotente per i miei gusti, insomma, basta dare una leggero all'acceleratore qualche millimetro e prende parte, perché questa moto veramente ha uno scatto fuori di testa. Come ho detto, vi lascio screenshot del primo dei miei, diciamo, il mio primo consumo, dove ero arrivato al 9% di batteria e avevo sorpassato i 140 km. Questo scooter viene dato per 130 km, però è logico, è normalissimo, non si può sapere quanto un veicolo consumi, perché dipende dalla macchina, dal vostro piedino, dalla moto, dalla vostra manina. Tanti video che ho visto io su YouTube, anche se sono un po' dietro, un po' datati, vedevo gente che arrivava sino a 100 km con un pieno, quindi quegli 8,9 kW di accumulo. Ragazzi, dopo dipende da come lo si utilizza. È logico che se viaggiamo sempre sull'autostrada, magari ai 100 km orari, sempre fissi, la moto, quindi lo scooter, non rigenererà mai. Invece in un uso urbano, quotidiano, acceleri freni, questo logicamente dà la possibilità allo scooter di rigenerare per poi sfruttarlo e quindi fare più chilometri. Oh, mi sono messo in un punto d'ombra perché ci sono veramente tanti tanti gradi, anzi abbiamo visto 33 gradi, ragazzi, ci sono 33 gradi, io sono all'ombra. E cosa voglio dire di questo scooter BMW CE04? Allora, io lo trovo veramente, a parte il discorso di bello o non bello, quindi questi sono gusti personali, è lunghissimo, addirittura le domande che mi sono state fatte
mi è stato chiesto insomma se era omologato per tre persone. Come avete visto, ho messo un bauletto, un baule che serve, non c'è, ragazzi, se no veramente avete pochissimo modo di sfruttare questo scooter. Qui avete visto, non so se lo conoscete, comunque qui c'è la possibilità di ricaricarle con la tipo 2, quindi non è la presa elettrica normale, ha la possibilità logicamente al suo caricatore con l'asciugo e la tipo 2. E poi dopo c'è anche questo che si preme lì, questo serve per caricare, io ho già messo un cavo qui, tipo C, si può mettere il cellulare e sentite un rumore. Ecco, questa è la ventola di raffreddamento che gira qua dentro. Infatti è un po' freschino per raffreddare l'eventuale smartphone che mettete lì. Pulsante di accensione, poi dopo qui ci saranno tutti i comandi che andremo a vedere in un altro video. Io dico c'è tanto posto, sono in una zona che c'è tantissimo, però non c'è nessuno. La macchina dove si mette? Dietro di me, ma ci sono chilometri e chilometri di spazi vuoti, ma anche di ombre. Guidabilità direi eccezionale, veramente si guida veramente veramente bene. Sarà dovuto anche dai suoi 231 kg, quindi in strada sta molto molto piantato per terra. Bene, finalmente è andata via la macchina proprio dietro di me, veramente, cioè, vi faccio capire tutto lo spazio che c'è di qua, tutto lo spazio che c'è di qua, lui deve essere piazzato proprio qui, dietro al culo dello scooter. Boh, vabbè. Stavamo dicendo dello spazio, questo è lo spazio che... Ah, ci sta un casco anche integrale, dopo dipende dai tipi di caschi, però diciamo che è tutto qui. Oppure se dovete mettere un cavo di ricarico tipo 2, tipo 2. Lo scooter è veramente lungo, quindi ci si può stare veramente, ci si potrebbe stare in tre. Non lo fate, mi raccomando, però è essenziale un bauletto dietro. Poi a parte che cambia anche un po', perché come vedete un po' cambia lì, se no rimane quella ruota dietro che sembra dispersa nel nulla, invece così dai, magari gli dà uno stacco a questo scooter. La cosa più scomoda, quindi diciamo la peggior cosa su questo scooter è la sella, questo tipo di sella. Veramente viene chiamata in tanti modi, tipo asse da stiro o tavola da surf, e veramente è, almeno dal mio punto di vista, un po' duretta. Bisogna farci un po' forse l'abitudine, però è un po' scomoda. Adesso c'è l'altro tipo di sella che qui è fatta per la lombare, però ragazzi ci vogliono €400 scontato. Vabbè, è normale, è un BMW e il BMW si fa pagare. Non c'è problema, ma sì, adesso vediamo, no, più che altro che sia più comoda di questa qui, allora ne vale la pena. Se è la stessa identica cosa, insomma, sarebbero €400 buttati via. Fantastico il cavalletto che diventa come un frenomano, quindi se fossi leggermente in salita o in discesa bloccherebbe lo scooter, e adesso ci si mette anche il treno a passare. Ma va bene ragazzoli, dai, io mi fermo qui. Vi ho fatto vedere bene o male i consumi, poi ripeto e ribadisco, dipende sempre dal nostro piedino per la macchina o dal nostro polso, dalla mano di quanto aprite. Io sinceramente non sono uno che corre tanto con lo scooter, ci tengo molto alla mia vita. Bon, stoppa, ferma tutto perché ha rincominciato a dar di matto questo capro di telefono Z Flip 3, se vi interessa, quindi magari pensateci bene prima di acquistarlo. Vabbè, concludendo, niente, io sinceramente mi trovo veramente bene con questo scooter, e ribadisco, secondo me è un po' riduttivo chiamarlo scooter perché insomma in strada veramente dà una bella sensazione rispetto a uno scooter. Io faccio l'esempio con il mio XMAX 250, veramente c'è, cioè, la differenza è notevole, anche perché sicuramente l'XMAX è più leggero, questo è molto più pesante, però dà quella impressione lì. La cosa fantastica è quando giro e passo vicino a
i distributori di benzina, che vedi la gente, la calca, adesso logicamente tutti con motorini, moto, così, che vanno a fare il pieno, mettono un po' di benzina e invece io tiro dritto. Questa cosa è fantastica. Non è un video sponsorizzato dalla BMW, non è un modo o un incentivo per farvi acquistare questa moto, questo scooter, assolutamente no. È di valutare un eventuale scooter elettrico, dipende dalle vostre esigenze, un po' come le tariffe telefoniche. Non andate a prendere tariffe telefoniche da 300 giga a 11, 12, 15 euro quando magari ne consumate 30 o 50. Quindi il ragionamento è questo: cercate di guardarvi un po' in giro e valutate uno scooter elettrico, perché potrebbe cambiarvi proprio anche il vostro portafoglio. Sta solo nella nostra testa e bisogna ragionarla in un modo diverso. Non è: ah, ma se vado in giro non l'ho ricaricato. Allora, ragazzi, bisogna fare questi calcoli anche quando dovete andare in giro con la macchina. Io avevo la Yaris, ero in riserva a 30, 20, 30 km. Per andare a fare un giro è logico, devo prima passare dal benzinaio. Allora, questa cosa qui la si anticipa, nel senso, quando arrivo a casa metto sotto carica, anzi non vi fermate neanche, non perdete neanche più il tempo di andare dal benzinaio a mettere la benzina, perché ve lo fate naturalmente a casa. E lì dovete anche vedere, valutare come poterlo ricaricare. Queste hanno delle potenze. In casa abbiamo massimo quei 3 kW, 3,3. Caricare, io lo carico questo scooter con 6 ampere, quindi è circa 1500 watt, ne rimarrebbero altri 1500. Se dobbiamo utilizzare un forno, una lavatrice, una lavastoviglie, non riusciremmo a farlo. Quindi bisogna regolarsi, bisogna cambiare un po' la mentalità e ragionarlo in un modo diverso. Per il momento io sono strafelice, e non è un po' il discorso come mi è stato detto nel video, quando diciamo ho introdotto questo acquisto, questo passaggio tra termico e elettrico: quando te lo ripaghi? Ragazzi, non è che te lo devi ripagare, cioè quando voi andate a comprare uno scooter, andate a prendere un T-Max, una cosa, ve lo dovete ripagare? No, è un acquisto che vi piace, non è che devo ripagarmelo adesso con la corrente, me lo devo ripagare. No, avrei speso bene o male la stessa cifra. Ci sono scooter termici che costano circa quanto l'ho pagato io usato, ho scelto l'elettrico e sicuramente andrò a spendere molto di meno rispetto alla benzina. Tutto lì. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo nei prossimi video, perché si capirà anche il BMW, questo modello, perché costa anche così tanto, oltre ad avere gli incentivi. Quindi il prezzo si abbassa 3-4 mila euro, poi dipende da tutte tante tante cose. Però bisogna anche vedere cosa. Io ho guardato altri scooter e sinceramente, tra me e me, mi sono detto: ho fatto bene a scegliere questo scooter. Mi viene da dire moto, però vabbè, questo scooter. Grazie per essere stati qui fino alla fine del video, noi ci vediamo prossimamente. Il solito saluto a noi che iscritti e il solito abbraccio a chi mi vuol bene. Ciao ciao da Tito!